la dottoressa Noemi Miniscalco, che è assegnista di ricerca in diritto pubblico dell'Università di Modena e Reggio Emilia e nonché Data Protection Officer della Fondazione Marco Biagi. Tratterà del tema whistleblowing e privacy alla ricerca del ragionevole bilanciamento in ottica di accountability. Le cedo la parola senz'altro. Grazie professore, ringrazio anche tutti gli organizzatori. Ci occuperemo ora di privacy e whistleblowing e lo facciamo ovviamente muovendo anche dagli interessanti spunti di cui alla precedente relazione, dalla disciplina che ci ha sintetizzato in maniera particolarmente chiara il professor Basenghi. Si evidenzia un'attenzione di differenti interessi che vengono in rilievo e tra questi sicuramente vi è l'interesse appunto alla riservatezza, alla protezione dei dati. Il whistleblowing e la privacy rappresentano, diciamo, due discipline fortemente interconnesse. Parliamo ovviamente di protezione dei dati personali, appena il caso di dirlo, perché nell'ambito del procedimento di acquisizione e gestione delle segnalazioni, taluni dati oggetto di trattamento sono ovviamente a carattere personale. E peraltro alcuni di questi dati potrebbero anche riguardare, diciamo, dei reati e quindi rientrare in quella categoria particolare di dati prevista dall'articolo 10 del GDPR. In quanto i trattamenti che vengono effettuati attraverso il whistleblowing, quindi attraverso le segnalazioni, hanno ad oggetto dati personali e ricadono anche nell'ambito di applicazione della disciplina in materia, ovviamente, di protezione dei dati personali. Quindi le due normative vanno lette, diciamo, in combinazione, occorre rintracciare quelli che sono i punti di contatto. Procederemo innanzitutto indagando in astratto quello che è l'equilibrio, o comunque il bilanciamento degli interessi evidenziato dallo stesso legislatore, ponendo a sistema le due discipline. Poi in una seconda parte invece indagheremo come quell'equilibrio deve altresì essere trasposto, diciamo, nei singoli enti e quindi deve essere poi applicato in concreto. Da un punto di vista astratto, gli interessi che vengono in rilievo sono sicuramente il primo interesse, quello alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. Come ci ha detto poco fa il professor Basenghi, la disciplina contenuta, diciamo, nel decreto legislativo 231 relativa al whistleblowing è propende in qualche modo, comunque si occupa, come ovvio che sia, della tutela del segnalante. A fronte della tutela del segnalante, però, vedremo vi è un contrapposto interesse, ossia l'interesse anche del segnalato all'accesso ai suoi dati personali. Partiamo dal primo interesse. L'articolo è lo stesso articolo 6,2 bis del decreto legislativo 231 del 2001 che riporta in qualche modo che richiama la parola riservatezza e lo fa sostanzialmente sia nella lettera A che nella lettera B, allorquando in relazione ai canali di segnalazione che l'ente deve predisporre nell'ambito dei MOG, come ci ha detto il professore poc'anzi, canali di cui almeno uno informatico specifica anche che tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. E qui attenzione perché la norma parla di riservatezza dell'identità del segnalante, che è cosa diversa dall'anonimato. La disciplina di protezione del whistleblowing, invero, trova applicazione soltanto nell'ipotesi di segnalazione che sia stata sottoscritta da un laboratore e non fa invece riferimento, non opera, diciamo, in relazione alle segnalazioni anonime. E non avrebbe senso che operasse perché è evidente che se la ratio della norma è quella di tutela a fronte di possibili ritorsioni contro il segnalante, allora, quando una segnalazione sia anonima, è evidente che tali rischi non vengono corsi e quindi non opera per conseguenza la disciplina di protezione. Attenzione però, un margine ovviamente può residuare in quell'ipotesi in cui, pure a fronte di una segnalazione anonima, in realtà per le circostanze concrete o per l'oggetto della segnalazione o per le notizie contenute nei documenti ad essa allegata, insomma,
quando le circostanze di fatto sono tali da permettere comunque che pur quella segnalazione apparentemente anonima sia indirettamente riconducibile comunque ad un soggetto individuato, allora in quel caso, a mio avviso, non possono che operare, cioè dovranno necessariamente operare, intendo dire, le norme di tutela e quindi le norme sul whistleblowing. La criticità, diciamo, che emerge da un'analisi congiunta sia della disciplina del whistleblowing che di quella in materia di protezione dei dati personali, che in questa prospettiva, cioè nella prospettiva della tutela del segnalante, mi pare si muovano in una direzione parallela, ma mirando, diciamo, alla stessa finalità sostanzialmente. La criticità risiede nell'ambito di estensione della tutela predisposta, cioè la norma del whistleblowing in particolare tutela la riservatezza dell'identità del segnalante nel contesto lavorativo e ancor più specificamente nel contesto relativo all'acquisizione e alla gestione delle segnalazioni. Sicché dovremmo interrogarci in merito alla possibile estensione o meno di questa forma di tutela anche in altri contesti. Se immaginiamo ad esempio l'ipotesi in cui i vertici aziendali ritengono di dovere oppure anche semplicemente ritengono opportuno di trasmettere la segnalazione alle autorità competenti, prima fra tutte all'autorità giudiziaria, allora in questo caso per la verità la disciplina del whistleblowing non si estende automaticamente a qualunque settore. Oppure ancora un ulteriore problema potrebbe emergere rispetto alle eventuali contestazioni disciplinari. E quindi dovremmo chiederci in questo caso se la rivelazione dell'identità del segnalante è l'unico modo possibile attraverso il quale il datore di lavoro può procedere con un addebito disciplinare, quindi con una contestazione disciplinare. Allora in questo caso la tutela prevista dal whistleblowing continua dispiegare i suoi effetti oppure è limitata, come parrebbe da un'interpretazione letterale della norma, soltanto allo stretto ambito dell'acquisizione e gestione della segnalazione. Quindi diciamo è questa la criticità che viene in evidenza. A fronte dell'interesse alla tutela della riservatezza del segnalante vi è un contrapposto interesse che è quello alla conoscenza dei propri dati oggetto di trattamento da parte, diciamo, dell'ente, conoscenza del segnalato, cioè il segnalato può avere un interesse ovviamente ad accedere ai suoi dati personali. Sto facendo riferimento in particolare all'esercizio dei diritti privacy riconosciuti dal GDPR, dagli articoli 15 al 22 appunto del regolamento europeo 679 del 2016, in particolare il primo di tali articoli, cioè l'articolo 15, riconosce in capo agli interessati il diritto di accedere, di presentare una richiesta di accesso agli atti e quindi di venire a conoscenza di quali sono i processi di trattamento che sui propri dati personali il titolare pone in essere. Nell'ambito, in astratto, nell'ambito delle informazioni cui l'interessato e quindi in questo caso il segnalato può avere accesso, vi è anche quello relativo alla fonte dei dati, cioè la fonte da cui provengono questi dati. Ora noi capiamo benissimo che nella misura in cui il segnalato dovesse avere la possibilità di conoscere la fonte dei dati, allora in quel caso significherebbe ammettere che il segnalato può conoscere l'identità del segnalante e quindi si assisterebbe a una vanificazione della disciplina di protezione del dettata appunto per il whistleblowing. E qui è proprio lo stesso articolo 15, lo stesso legislatore europeo in materia di protezione dei dati personali che opera un bilanciamento in astratto. In particolare il paragrafo 4 dell'articolo 15 prevede espressamente che l'esercizio del diritto di accesso non deve però ledere i diritti e le libertà altrui. Con formulazione che poi ritroviamo anche nell'articolo 23, paragrafo 1, sempre del GDPR. Entrambi questi disposti sono stati poi specificati a livello nazionale dall'articolo 2,1 lettera F del decreto legislativo 101 del 2018, che ha introdotto nel codice della privacy, e quindi nel codice della privacy nazionale ovviamente, italiano, l'articolo 2 undecies,
L'articolo 2 undecies ha appunto previsto che i diritti in materia di protezione dei dati personali non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento, cioè colui che determina le finalità e i mezzi del trattamento, come ci ricordava prima anche il professor Pinardi nell'introduzione, nella misura in cui, soprattutto in varie ipotesi per la verità, ma per quanto di nostro interesse, in relazione alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi appunto della legge 179 del 2017 l'illecito di cui si è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio e quindi nel contesto lavorativo. Quindi è diciamo sia gli articoli che ho prima citato in relazione al GDPR, in particolare l'articolo 15 paragrafo 3 e l'articolo 23 paragrafo 1, ma ancor più diciamo l'articolo 2 undecies del decreto legislativo 196 del 2003, ci dicono chiaramente che vi è una limitazione del diritto di accesso ai dati da parte del segnalato, il quale appunto può sì presentare una richiesta, ma ovviamente non può venire a conoscenza di quella che è l'identità del segnalante. A correzione in qualche modo della previsione dell'impossibilità di esercizio del diritto di accesso da parte del segnalato, vi è però un ulteriore il comma 3 dell'articolo 2 undecies, sempre che espressamente prevede però la possibilità da parte diciamo del segnalato di rivolgere una richiesta di esercizio all'autorità di controllo, quindi al garante per la protezione dei dati personali, che può in questo modo diciamo con le modalità di cui è l'articolo 160 del codice, quindi dando luogo a quegli accertamenti particolari che sono previsti da quella disposizione, procedere quindi in qualche modo sopperire a questa limitazione del diritto di accesso del segnalato stesso. In astratto dunque questo è il bilanciamento che è stato delineato dal legislatore. La tutela è ovviamente diretta maggiormente alla protezione del segnalante e del resto non poteva che essere così. Dall'altro lato abbiamo una limitazione del diritto di accesso del segnalato che vede in qualche modo limitato, sebbene non in assoluto, data questa residua possibilità di rivolgersi al garante per la protezione dei dati personali, il suo diritto di accesso ai dati. Il bilanciamento in astratto operato dal legislatore presenta poi però, va diciamo trasposto poi sul piano delle concretezze, quindi nella realtà, in ogni realtà aziendale. E in questo senso il ruolo fondamentale è ricoperto dal titolare del trattamento, colui che determina le finalità e i mezzi del trattamento e quindi anche colui che in qualche modo implementa la procedura stessa di segnalazione, che deve procedere in ottica di accountability, cioè quindi di responsabilizzazione ad una serie di adempimenti previsti proprio dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali. Innanzitutto, da un punto di vista soggettivo, il titolare del trattamento, quindi l'ente per intenderci, dovrà nominare tutti i soggetti che in qualche modo trattano per suo conto anche i dati personali. Immaginiamo l'ipotesi in cui nell'implementazione diciamo di una procedura di segnalazione, in particolare pensiamo al canale informatico che, come abbiamo detto, l'articolo 6,2 bis prevede appunto come imprescindibile. Ora immaginiamo l'ipotesi in cui il titolare del trattamento si avvalga di un servizio fornito da una società terza. Ebbene, in questo caso l'applicativo si avvalga quindi di un applicativo che fornisce una società terza. In questo caso tale società andrà nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR. Invece tutti coloro che all'interno dell'organizzazione trattano i dati personali in nome e per conto del titolare nell'ambito dell'acquisizione e gestione delle segnalazioni andranno autorizzati al trattamento di dati ai sensi dell'articolo, quindi con lo specifico atto previsto dall'articolo 2-quaterdecies del codice della privacy. Ulteriore adempimento cui deve sicuramente provvedere il titolare del trattamento è quello del censimento delle differenti attività che vengono poste in essere, che coinvolgono dati personali e che vengono poste in essere nella procedura di whistleblowing, e dovrà farlo attraverso il censimento sul registro dei trattamenti.
dovrà ovviamente fornire, il titolare del trattamento dovrà fornire un'informativa in materia di protezione dei dati personali a tutti i lavoratori, rendendogli note tutte le fasi del trattamento che i loro dati subiranno e quindi diciamo evidenziando e rendendo chiaro l'intero processo di trattamento che viene posto in essere anche nell'ambito del whistleblowing. Importante sarà altresì la previsione di una procedura per l'esercizio dei diritti, perché se è vero che il segnalato subisce sicuramente una limitazione al proprio diritto, però occorrerà pur sempre individuare una procedura da seguire nell'ipotesi in cui il titolare del trattamento dovesse ricevere una richiesta di esercizio del diritto di accesso dal segnalato, sicché è buona norma ovviamente andare a regolare il comportamento e le operazioni che i soggetti autorizzati dovranno poi porre in essere, i soggetti autorizzati o designati dovranno porre in essere per rispondere ad una eventuale richiesta di accesso operata ad esempio appunto dal segnalato. Oltre alla procedura per l'esercizio dei diritti, altresì importante individuare una procedura per le ipotesi di data breach, perché ovviamente potrebbe verificarsi anche una violazione dei dati. Passando invece all'analisi diciamo, dei trattamenti, all'analisi dei rischi e quindi al ruolo che vengono ad assumere in qualche modo le misure di sicurezza tecniche organizzative che pur vanno implementate nell'ambito della procedura, il titolare del trattamento dovrà certamente effettuare una valutazione di impatto privacy e individuare e predisporre misure di sicurezza tecniche organizzative che possano dirsi adeguate. Ora, non abbiamo, come tutti sappiamo, l'ottica seguita dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali è orientata all'accountability, cioè il titolare deve selezionare tra le diverse misure possibili quelle che siano considerate più adeguate, non essendo più previsto, come invece avveniva un tempo, un elenco diciamo di misure minime di sicurezza. E però in questo caso un piccolo ausilio ci viene dall'analisi dei provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali. L'autorità di controllo nazionale, infatti, proprio di recente ha effettuato, diciamo, nell'ambito di un ciclo di attività ispettive sulle principali funzionalità di canali applicativi utilizzati per l'acquisizione e gestione l'acquisizione e gestione delle segnalazioni di illecite impiegati diciamo sia in enti pubblici che in enti privati, all'esito di questo ciclo di attività ispettive ha sanzionato in particolare due società per lo stesso fatto. La prima società è la società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, che peraltro è stata sanzionata per una cifra di 40.000 euro. L'altra società era null'altro che la società fornitrice dell'applicativo che veniva poi utilizzato all'interno della Guglielmo Marconi per procedere con le segnalazioni. Società fornitrice che anch'essa è stata sanzionata per un importo di 20.000 euro. Non richiamo, anche per ragioni di tempo, tutta la fase, diciamo, l'esito della fase istruttoria compiuto dall'autorità di controllo nazionale, ma guardando diciamo ai chiarimenti che l'autorità fornisce in questi due provvedimenti, possiamo definire, delineare e individuare quelle che sono le misure di sicurezza che sicuramente nell'implementazione di una procedura di segnalazione, di whistleblowing, il titolare del trattamento e quindi l'ente deve implementare. In particolare, il primo aspetto da prendere in considerazione è lo stesso principio di minimizzazione dei dati, cioè la procedura deve essere già progettata e poi successivamente implementata in modo tale che essa possa raccogliere il minor numero possibile di dati, o per meglio dire i soli dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per il raggiungimento della finalità. La logica è molto semplice: meno dati vengono raccolti attraverso la procedura, meno rischi si corre, sostanzialmente, ovviamente per la privacy degli interessati e quindi per i diritti e le libertà degli interessati. Venendo alle misure tecniche, il garante chiarisce anche che è assolutamente necessario che l'accesso
a questi canali di segnalazione debba essere un accesso selettivo e il tracciamento delle attività che pur può essere previsto, quindi delle operazioni e degli accessi, non deve però riguardare il segnalante e quindi non bisogna tenere traccia delle operazioni che pone in essere, diciamo, sull'applicativo il segnalante stesso e questo ovviamente a tutela della sua riservatezza, evidentemente. Occorre predisporre tecniche di strong authentication, quindi è necessario che ci siano delle autenticazioni forti nell'ambito dei canali informatici predisposti per la segnalazione. Il trasporto dei dati e quindi anche la segnalazione stessa deve essere fatta attraverso protocolli sicuri, quindi per intenderci non è sufficiente l'HTTP, ma serve l'HTTPS, cui siamo abituati a vedere, insomma, anche sul web. Ultima misura di sicurezza imprescindibile è sicuramente il fatto che i dati conservati, i dati relativi alla segnalazione e i documenti ad essa allegati, devono essere conservati sì sull'applicativo, ma attraverso l'uso delle tecniche di criptazione, cioè devono essere criptati. Quindi queste, diciamo, sono le misure di sicurezza imprescindibili che occorrerà implementare proprio nell'ottica della tutela della riservatezza degli interessati, di tutti coloro che vengono coinvolti nell'ambito di una procedura di whistleblowing. Grazie. Grazie mille, dottoressa Miniscalco, anche per il rispetto rigoroso dei 20 minuti, la chiarezza. Ho visto che c'è stato qualche intervento in chat su un punto che non era stato spiegato dal professor Basenghi, il terzo punto di tutela di cui parlava. Sicuramente poi, Francesco, ti do la parola durante in sede di dibattito conclusivo se vuoi aggiungere, come hai scritto, due parole a riguardo del terzo punto, quindi l'inversione dell'onere della prova. Mi complimento con l'uditorio che è molto attento, quindi ti seguiva fino alla fine, ha visto che tu hai detto erano tre, ne hai dette due, quindi con Donatella Dainese e anche il professor il dottor Lippolis, che saluto, siete molto attenti, sono contento di ciò. Altre richieste di intervento non ne vedo, quindi passo senz'altro la parola alla